Tappe del Golf Tour 2016 alla Montecchia e a Frassanelle. Domani la Montecchia e dopodomani Frassanelle, a casa del presidente Casati, a cui volevamo chiedere subito cosa significa la Ryder Cup per il golf. Moltissimo, moltissimo, è cambiato completamente tutta l'ottica e tutto il film del golf. La Ryder Cup è stata una grande conquista che ha fatto il nostro presidente Chimenti e che è riuscito a portare a casa questo grande evento. Naturalmente è un evento che richiede anche una grande fatica organizzativa, ma certamente da qui alla disputa dell'evento creerà un grande indotto che porterà senz'altro grandi risultati per il golf e il golf ne ha bisogno di incrementarsi. A questo punto la Ryder Cup quindi permette all'Italia di far parte del grande scenario mondiale del golf, il golf quello vero importante, quindi una cosa assolutamente positiva. Pensa che per il mercato del golf saranno anni, questi 6 anni che ci separano dalla Ryder, saranno anni di sviluppo, di investimenti? Io ovviamente non ho la bacchetta magica per poter dire o la sfera di vetro, però senz'altro questo porterà sviluppo, porterà nuovi adepti al golf, perché il golf così divulgato e così portato che gli sportivi possano essere presenti a queste grandi manifestazioni, certamente porterà molti nuovi adepti ed è quello che noi ci auguriamo peraltro, ma comunque vorrei dire che ne sono quasi sicuro di questo grande sviluppo che porterà. Un'ultima domanda, Presidente Casati. Lei Sì. pensa in quest'ottica che il credito sportivo possa essere strumento utile per supportare lo sviluppo e gli investimenti nel settore del golf? Beh, se non credessi una cosa del genere non mi sarei mai neanche avvicinato, ma io mi sono avvicinato a voi perché siete persone, prima di tutto, molto, molto competenti, vivete la vita dei circoli e quindi quello che fate lo fate con competenza e ovviamente con un'ottica di lungo respiro. Quindi è essenziale l'opera che voi fate come credito sportivo. Per venire a me, io ho realizzato, grazie anche al vostro aiuto, questa nuova struttura che ci consente di attirare un nuovo filone all'interno dei club di golf, quel filone di sportivi che vogliono curare anche tutto quello che è l'aspetto atletico e mi consente di dire che oggi un insegnamento golfistico senza curare l'aspetto atletico non porta da nessuna parte. E questo perché i giovani sono sempre più esigenti, i materiali lo richiedono. E in quest'ottica abbiamo fatto questo, come voi ben sapete, questo importante investimento che ci permette di sviluppare l'aspetto atletico sia dal punto di vista della biodinamica, sia dal punto di vista del fisico, sia dal punto di vista dell'ottimizzazione del movimento. Per far questo occorrono strumenti, investimenti e una grande squadra di tecnici. La ringraziamo e quindi buona gara sia per domani nella tappa della Montecchia che per dopodomani a Frassanelle. Grazie e mi auguro che ci sia un bel afflusso perché voi lo meritate per quello che fate, ma soprattutto per quello che farete per il golf.